ML05 Silverstone Mini ITX HTPC Benchmark. Cosa significa? Significa che siamo dinanzi al nuovo modello HTPC della Silverstone. ML05 ci ha appena giunto in redazione e questo è un video unboxing di questa soluzione. E niente, quindi procediamo alla descrizione di questo modello. Cosa possiamo dire? 7 litri di volume all'interno, supporta fino a due ventole da 80 mm, presenta quindi una compatibilità con sistemi mini ITX fino a 4 hard disk SSD da 2,5 pollici, ma ovviamente anche la predisposizione per un alimentatore della tipologia SSF, quindi SFX Silverstone. In questo caso cosa abbiamo? Abbiamo un modello SFX 450 Watt ST45 SF-G 80 Plus Gold. Ci è stato gentilmente fornito da Silverstone. Abbiamo già fatto una presentazione video e verrà utilizzato per il montaggio e per il test di questa soluzione. Lo rimettiamo da parte e analizziamo quindi il cabinet. Bene, la confezione esterna è classica Silverstone, quindi cartone. In questo caso non colorato perché rispetto agli altri cabinet, insomma, generalmente è colorato. E osserviamo brevemente quelle che sono alcune delle caratteristiche tecniche. Il seriale SST-ML05B, materiale acrilico, frontalino in plastica, 0,8 mm steel body, quindi acciaio. Motherboard mini ITX, drive bay exposed 9,5 mm, 12,7 mm, slim slot loading, optical drive per uno. Quindi abbiamo un lettore CD slim, è supportato solo uno. Interna 2,5 pollici per 4, quindi SSD HDD. Cooling system, right 2 ventole da 80 mm, mentre al top, quindi in alto, ne possiamo montare una da 120 mm con feritoie molto più grandi per quanto riguarda la PSU. Slot di espansione 1, 2 USB 3, audio in, mic in. Limitation of CPU cooler. Noi abbiamo uno spazio massimo per quanto riguarda l'installazione di un dissipatore per la CPU che varia da 37 a 70 mm. E qui è riportato che dipende dal bracket multipurpose. Dovremmo verificare, comunque lo troverete questo dettaglio appunto nella recensione scritta. Power supply 1 per optional standard SFX, quindi standard compatibilità SFX, ad esempio quello che abbiamo fatto vedere prima. Expansion card 1 per low profile width restriction 2,95 pollici, quindi slot di espansione per singola scheda, per ovviamente singola scheda, ma soprattutto slim, quindi di ridotte dimensioni low profile. Dimensioni 350 mm in lunghezza, 99 in spessore e 204 in larghezza. Versione 1.0 e niente, quindi questo qui è il seriale. Queste sono specifiche tecniche. Questa è la scatola esterna. Qui vediamo cosa c'è scritto. Italiano, super piccolo, solo 7 litri di capacità, supporta fino a massimo 2 ventole da 80 mm, staffa multiuso 4 in 1, compatibile con schede madri mini DTX, mini ITX e PSU SFX, supporta 4 HDD SSD 2,5 pollici, quindi insomma tutto quello che abbiamo già visto. Per quanto riguarda l'unboxing vero e proprio, procediamo ora. Sì, ecco. Andiamo così. Cosa troviamo all'interno? Troviamo classica confezione viteria. Qui troviamo dei supporti probabilmente per la base con adesivo 3M. Ecco, no, due supporti per la base, quattro supporti per la base. E questa è probabilmente credo che sia, sì, dovrebbe essere un filtro per una ventola da 120 mm. Poi ovviamente il manuale della sua confezione, osserveremo le fotografie successivamente. Andiamo immediatamente alla descrizione del cabinet. Procediamo. Ecco qui. Ovviamente, poliuretano,
Sarebbe stato carino qualora ci fosse stato poliedilene espanso, ma... E... No, poliuretano... Viene il termine. Aiutatemi. Polistirolo, ok, d'accordo. Bustina elastica antigraffio. Mettiamo da parte anche questa. Scusate, è tutto molto diretto, per farvi vedere la complessità di quello che acquistate. E ovviamente il case. Ora vediamo di migliorare un attimo l'illuminazione di modo che sia possibile. Ecco qui. Allora, innanzitutto, cosa possiamo dire? Il frontalino presenta una plastica di protezione che è caratteristica dei modelli di questa tipologia. Adesso stiamo procedendo a rimuoverla, facciamo attenzione affinché non ci siano graffi, che sembra essere particolarmente delicata. Bene. Beh, indubbiamente. Superficie riflettente, pulsante di accensione, pulsante reset. Cosa possiamo dire delle impronte digitali? No, fondamentalmente non rimane nulla. Finitura Silverstone, logo Slim per hard disk, appunto Slim. Questo è un foro di ventilazione per il dissipatore nella parte superiore e questo per l'alimentatore SFX. Con ventola da 80 mm, ecco, con questo modello diciamo sarebbe perfettamente compatibile il modello SFX 450 watt, quindi consigliamo l'acquisto di quel modello. Qui cosa vediamo? Una predisposizione per due ventole da 80 mm, soprattutto due USB 3.0 lateralmente, audio in e mic in, quindi in sostanza c'è una ventilazione laterale ma ventilazione anche superiore. Ovviamente qui non è removibile, perché sono presenti due rivetti laterali. È rimuovibile però ovviamente la parte superiore, che è quella che permette l'installazione delle componenti. Qui sotto cosa possiamo vedere? Posteriormente si è attaccato un pezzetto di plastica, lo rimuoviamo. Allora, è una configurazione standard, nel senso che è presente con quella scheda madre orizzontale, slot di espansione per una periferica. E tra cui ad esempio ho una scheda audio oppure una scheda video, però a patto che sia low profile, e qui troviamo anche un'altra predisposizione superiore. Teoricamente sarebbe possibile moddare questa predisposizione adattando quindi una scheda video con uno slot. Uno slot standard, a patto che appunto abbia uno slot di spessore e non due classico. Ovviamente però servirebbe un PCIe riser, ovvero insomma una piccola modifica con un connettore aftermarket. Questo invece è lo slot di installazione dell'alimentatore, due rivetti anche qui, e quindi si installa praticamente dall'alto. Parte laterale sinistra invece non troviamo assolutamente nulla, e poi come osserviamo appunto qui invece è presente una finitura lucida che è davvero molto carina, quindi in sostanza permette l'integrazione in un soggiorno, non si noterà eccessivamente, anzi la finitura è davvero eccellente. Procediamo quindi all'apertura e vediamo cosa c'è all'interno. Ovviamente è necessario utilizzare un cacciavite. Oppure in alternativa basta prendere delle semplici viti filettate di questa tipologia. Vediamo se la filettatura sembra essere M3.
Sì, dicevo un M3. Un M3 un po' stretto, comunque sia M3. Bene, partito quello. Per quanto riguarda la verniciatura, cosa possiamo dire? Nella parte superiore presente il classico telaio Silverstone e quindi, come vedete, impronte digitali che rimangono. Questo purtroppo è un problema di questo marchio, ma è un problema relativo, nel senso che alla fine basta una pezzetta, via, si leva tutto con estrema tranquillità. Allora, apriamo il case e vediamo cosa c'è all'interno. Scorrimento eccellente, facilissimo. Un telaio, un frame veramente ottimo, ma soprattutto fermi di qualità molto molto elevata, non sono affatto deformabili. Gran bella notizia. Bene, cosa troviamo qui? Troviamo un sistema che permette l'installazione di ventole. No, affatto, questi qui sono predisposizioni per SSD. Infatti notiamo i classici fori di installazione per SSD, ma anche per SSD fino a 4 SSD da 2,5 pollici. All'interno, quindi presenti, però anche qui, ad esempio, quindi facciamo una bella immagine così complessiva del telaio. Direi che va bene. Quindi in sostanza, predisposizione per HDD da 2,5 pollici fino a 4, possibilità teorica dell'installazione appunto di una ventola. Che diametro teoricamente mi verrebbe, penso che possa essere una 120 mm. Vediamo subito. Troviamo, eccolo qui. Vi ho trovato una cosetta molto carina. Ops, caduto. Cos'è questa? AP 123 della Silverstone, ventola da 120 mm che abbiamo analizzato durante il corso del quarto roundup delle ventole. Una ventola che permette un flusso d'aria molto più direzionato rispetto a quello standard per via della presenza di tre tipologie di pale differenti: azzurro chiaro, azzurro un po' più scuro e blu. Vediamo se è 120 mm. Predisposizione per una ventola da 120 mm. Teoricamente potremmo, anche se dato il dissipatore low profile, sarebbe consigliabile utilizzare una ventola avente uno spessore da 10 mm, poi comunque dipende dal dissipatore che utilizziamo. Silverstone presenta alcuni modelli a listino, quindi consigliamo direttamente di prendere i modelli di questo produttore in quanto perfettamente compatibili. Vi eviterete problemi secondari non indifferenti. Adesso sto rimettendo, vabbè, non c'è bisogno. Quindi in sostanza, predisposizione per hard disk, ovviamente solo alimentatori SFX. Qui possiamo notare la presenza di gommini di installazione per l'alimentatore. Quindi predisposizione per una ventola da 120 mm e eventualmente per insomma, altri sistemi di bloccaggio. Quindi una singola scheda grafica con lunghezza, scheda grafica, insomma, periferica. Con una lunghezza abbastanza contenuta, perché stiamo parlando di circa 19 centimetri complessivamente. Per quanto riguarda l'altezza dal plate della scheda madre, si attesta a circa 8,3 centimetri. Solo che ovviamente c'è da considerare i distanziatori, quindi considerando i distanziatori e lo spessore della scheda madre,
dovremmo stare appunto intorno ai 75 mm, 73 mm, sì, quindi complessivamente quanto ha riportato direttamente Silverstone. Bene, adesso vediamo svidiamo questo plate superiore. Nella recensione scritta troverete molte fotografie dettagliate, anche se il cabinet è veramente di dimensioni contenute, quindi in sostanza diciamo una galleria fotografica. Verranno spiegate alcune specifiche tecniche, ma poco altro comunque. Questa è la parte frontale, ricordatevi appunto di montarlo nella parte frontale. Da notare, come al solito, la rigidità di questi modelli. Sebbene insomma sono soluzioni Silverstone, questo produttore ormai ci ha abituato, ad esempio come nella recensione del Raven 4, ci ha abituato a telai davvero molto resistenti, e questa è una grande notizia, perché generalmente non è così. Allora, all'interno possiamo osservare che sono presenti alcune connessioni, tra cui troviamo appunto una connessione USB 3, che è quella frontale, power switch, reset switch e in sostanza HD audio. C'è dell'altro, HD LED. No, non c'è nient'altro, quindi in sostanza questo è quanto. Per quanto riguarda l'installazione, utilizzeremo una scheda madre e un Asus Z77 in versione deluxe, ma soprattutto versione MIT-X, un vero gioiello con un processore, un i7 2500K. Quindi in sostanza un sistema fantastico con un SSD, un sistema del genere è davvero eccezionale per quanto riguarda compattezza e performance. Ovviamente a livello grafico non possiamo aspettarci molto per via della presenza di uno slot PCI e low profile. Sarebbe da sondare la possibilità appunto di un PCI riser, anche se ovviamente il bloccaggio di questa periferica potrebbe creare qualche problema di compatibilità. Comunque, insomma, è una procedura sconsigliata. Nel caso consigliamo appunto di utilizzare modelli differenti, tra cui ad esempio i modelli Sugo SG09 e SG10 di Silverstone, che sono veramente eccellenti anche sotto il punto di vista delle performance termiche. Sono stati già recensiti e in questa recensione troverete i link alle recensioni specifiche. Bene, questo è quanto, vi ringraziamo per la visione, vi invitiamo a commentare, segnalare qualsiasi cosa o fare eventuali richieste. Buona giornata.